una giornata dedicata alle attività riabilitative del pavimento pelvico. Presenti tra gli altri questa mattina all'ospedale Maresca di Torre del Greco, all'avvio dell'ambulatorio specialistico per la prevenzione, diagnosi e trattamento delle disfunzioni perineali, il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, e la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia. Responsabile del servizio, la dottoressa Giuseppina Esposito. Abbiamo attivato un ambulatorio per le patologie del pavimento pelvico, sia dal punto di vista diagnostico che riabilitativo. Grazie a questo nuovo macchinario noi abbiamo la possibilità di trattare i pazienti con metodiche innovative di ultima generazione. I pazienti che afferiscono al nostro ambulatorio sono pazienti con problemi della sfera urinaria, genitale e colon proctologica. Quindi noi siamo in grado di poter aprire a questi pazienti un punto di riferimento per evitare che possano tracciare dei percorsi lunghi, molto spesso sterili e infruttuosi. È importante questo aspetto perché dà la vera realtà dell'integrazione ospedale-territorio. Caro direttore sanitario, dovete molto battere con i medici di base, la FT che deve essere da drenaggio, da stimolo, perché è così che si realizza questa integrazione. Loro sono per me ancora i medici di famiglia che hanno in carico o si prendono cura, per me si prende cura del paziente e lo trasferiscono dove è necessario, in questo caso all'ambulatorio di che trattasi. Quindi è un qualcosa di importante. Non vi fermate oggi, continuate. Sono anni da quando abbiamo cominciato con insomma, questo governo regionale che stiamo andando nella direzione del potenziamento dei nostri ospedali, sempre nell'ottica della rete ospedaliera e in particolar modo il reparto di riabilitazione, gli ambulatori della riabilitazione dell'ospedale Maresca, Ugo Esposito che è memoria storica lo sa bene, insomma relegati, voglio dire, come dire, in uno scantinato al di sotto del livello della strada, poi piano piano, invece, insomma, no? Di pensare di dislocarli altrove perché non c'era lo spazio, grazie all'opera della direzione strategica di questa Direzione azienda. sanitaria del merito in questa Va cosa. Invece bene. che ti presidio pure che si è molto Assolutamente, siamo riusciti, nonostante le difficoltà anche organizzative, perché questo è un ospedale che sta vedendo, voglio dire, oltre al rilancio sotto il profilo insomma, di quella che è l'offerta sanitaria, ma stiamo facendo anche un'opera di restyling grazie ai fondi ex articolo 20 tanto dobbiamo via il finalmente. soffione, Esattamente, rimediamo, però, vabbè. e stiamo, voglio dire, con la riqualificazione del terzo e quarto piano, costruendo anche condizioni, direttrice, lei lo sa perfettamente, di una ospitalità sotto il profilo anche alberghiero, perché anche quello è importante per i pazienti, per la cura del paziente sotto il profilo psicologico, non soltanto quello sanitario.